bello, Anna. Ma sono io? Ti sei ispirata a me? Sì, mi sono ispirata al tuo vestito, allo stile del matrimonio, che mi hai detto che è molto romantico. Sì, è molto romantico. Solo manca una cosa, perché ieri ho disegnato qui eyeliner, però oggi ho preferito di non farlo perché questo vestito è molto romantico, eyeliner è un po' aggressive, un po' troppo sexy, quindi ti volevo... perché labbra rosse già sono molto accentuate. Quindi un trucco più naturale? Sì, sugli occhi sì. Così tutta l'attenzione va sulle labbra. Benvenuti. Dietro ogni matrimonio c'è sempre una grande storia d'amore. E quella di Andra e Daniele è davvero una grande storia. Pensate, oggi compiono 8 anni di fidanzamento. La loro giornata speciale l'hanno voluta racchiudere così. Per il matrimonio di oggi ho scelto un abito di Niki Nika con balze e plissé sui toni del verde. Siete curiosi di sapere il perché? Un piccolo indizio sul matrimonio di oggi. Il consiglio di oggi riguarda delle ospiti immancabili, le damigelle. Ma Anna, avrà scelto lo stesso colore per tutte le damigelle? E l'abito sarà uguale per tutte? Scopriamolo! Sono arrivata a casa della sposa, con me il mio kit d'emergenza, ma ora andiamo a scoprire l'abito della sposa. Suoniamo alla sposa. L'amica della sposa! Permesso? Eccoci! La sposa sta facendo gli ultimi ritocchi al trucco e vedo che sta anche in fase di video. Vediamo? Diamo un'occhiata. Vediamo? Ciao ragazzi! Ciao! Ciao! Buongiorno! Prendiamo l'abito e togliamo il disturbo. Andra ha scelto il suo abito in solo 3 settimane nell'atelier di Cherie. Qui nella cintura, come vedete, c'è un ricamo in tulle monoseta, quasi a disegnare il punto vita, una cintura. Mentre nel corpetto vediamo un pizzore brodé con uno scollo omerale e la mezza manichina. Tutto realizzato a mano come desiderava Andra. Adesso vediamo gli accessori della sposa. È arrivato il bouquet, lo diamo alla sposa. Andra, è arrivato il tuo bouquet. Emozionato? Abbastanza. Armando è il papà dello sposo ed è in questo momento a casa della sposa. Sono proprio curiosa di vedere la sposa. Wow! Ti piace? Sei bellissima! Grazie! E conosciamo chi ha truccato e pettinato la sposa? Stefania? Stefania, sì. Stefania. Stefania è la suocera di Andra. Stefania, che cosa hai realizzato su Andra? Sì, lei è una persona semplicissima. È bellissima. È bellissima. Non ha bisogno di trucco, Andra. Quindi... l'effetto wow già c'era. Sì. Abbiamo fatto un trucco sposa giorno, perché comunque in chiesa alle 4, delicatissimo, ho voluto un po' di oro per richiamare un po' i capelli, richiamare labbra naturali. Poco, sì, naturali. Ho visto anche l'acconciatura, è molto semplice ma molto raffinata, con questo cerchietto, un punto luce, sì, luminoso. Le onde, sì, che lei... piacciono tanto, e poi inoltre con un vestito romantico ci stanno per... Vogliamo ricordare il nome del salone? Look and Like Style. Bene. Andra, vado a prendere le ultime cose e poi ci vestiamo, va bene? Blackie è diventata la protagonista della giornata, guardate quanto è felice. Paum,
condivido la scelta di Andra, che ha scelto una scarpa con la punta chiusa. Ricordate, sotto un abito a sirena, non sandalo e non spuntata. È arrivato il momento di vestire la sposa. Ma voi non potete entrare. Gold Photo, la nostra passione al servizio della tua immagine. È arrivato il momento della vestizione e la mamma sta facendo un'operazione molto delicata, abbottonare tutti i bottoncini. Se non riuscite con le mani, fatevi aiutare con una molletta per i capelli. Andra, adesso, quando mamma finisce di chiuderti le scarpe, ti do qualche consiglio su come portare il bouquet. Allora, ricorda di tenere sempre il bouquet basso, altezza punto vita, per non coprire il tuo bustino. Ci hai messo tanto a scegliere questo abito, sarebbe veramente un gran peccato. Va bene. Il braccio appoggiato sul bacino, in questo modo, con la mano sinistra. E poi, chi ti accompagnerà all'altare? Armando, che è il papà del mio fidanzato e anche mio papà. Era molto emozionato. Sì. Quindi sarai tu a dare il braccio al papà e a fare un bel respiro per l'ingresso in chiesa. Ricorda di non sollevare mai il bouquet e di non coprire il tuo corpetto. Va bene. Perché quello è il tuo punto di forza. Va bene? Va bene. Adesso mamma ha terminato e andiamo a fare l'ingresso in chiesa. Andiamo. Ciao ragazze, emozionate? Abbastanza. Siete pronte? Abbastanza. Questo ingresso in chiesa, come lo facciamo? Vi siete già messe d'accordo? Sì. Ok, fatemi vedere. Prima. Ok. C'è lei? Sì. Quindi lo fate a fila indiana a quattro? Sì. Anziché a coppia? Esatto. Ok, abbiamo anche un paggetto, so. Sì. E si chiama? Edoardo. Edoardo, dov'è? Eccolo. Eccolo. Ecco il nostro paggetto. Allora, Edoardo, mettiti qui, facciamo una prova. Così quando arriva poi Andra, quindi la prima, poi c'è il nome? Federica. Silvia. E Maja. Bene. Voi avete poi il coprispalle quando entrate in chiesa? Sì. Ma questi sono i colori del matrimonio? Sì. Sono sì, il verde salvia e l'avorio. Ma la sposa l'avete già vista vestita? No. Neanche in foto? No. Che brava che è stata questa sposa, ha tenuto il segreto fino all'ultimo. Sì, sì, sì. E come ve l'aspettate? Bellissima. E semplice. Ma elegante e bella. Come lei. Lei è così. Sì. Io l'ho vista, sono stata a casa sua e sono stata con la mamma, l'abbiamo vestita ed è bellissima. Bella. Elegante come l'avete descritta. Quindi preferite fare in fila indiana? Sì. Ok. Come ci ha detto. Ok, va bene. Abbiamo il cuscino delle fedi. Chi lo porterà? Eccola. Lo prendiamo così. Anche il cuscino è stato fatto da Cherie sartorialmente, con lo stesso pizzo che ha utilizzato per l'abito. Allora, questo è il tuo cuscino, lo porterai così, ok, bene, un pochino più basso, così, bene, e poi quando ti danno via i fotografi, tu parti, non andare veloce, se volete che magari lui rallenta, la persona davanti a voi rallenta, rallentate anche voi, in questo modo sarà uniforme tutto l'ingresso e ci sarà una bella inquadratura poi dei fotografi. Io sarò qui all'ingresso con voi, quindi qualsiasi cosa
Tamara oppure l'amica della sposa. Ok. Ma qui chi è l'amica della sposa? La vera amica della sposa? Siete parenti o siete tutte amiche? Siamo tutte amiche. Tutte amiche? Allora siamo tutte amiche della sposa? Sì. L'abito delle damigelle è davvero un tocco di classe. Volete sapere il perché? Ve lo dico tra poco. A proposito di chi alza il velo alla sposa, ci sono diverse scuole di pensiero. Io suggerisco alle spose di farsi sollevare il velo dal papà. Quello sarà l'ultimo momento che si guarderanno negli occhi da nubile. Mentre aspettiamo gli sposi, procedo per il solito giro in location. Questa è la mia parte preferita. Il verde, gli spazi aperti e l'attesa. Il consiglio di oggi riguarda le damigelle. Le avete viste? Tre consigli impeccabili per essere perfette. 1. Abito in linea con la propria forma fisica. 2. Colore in base allo stile del matrimonio. 3. Di giorno abito corto e di sera abito lungo. Signore e signori, diamo il benvenuto a Daniele e Andra. Momento super emozionante, quasi più della chiesa. Sono appena arrivati gli sposi in location. Sarà emozionante? Sì, guarda, ma poi grazie a voi. Abbiamo atteso un pochino l'ingresso, però erano tutti super entusiasti quando ti hanno visto. Tutti un po' emozionati, con questi occhi a cuoricino. La mamma era super agitata. Vabbè, era giusto però. Bene. Fai così? Fammi vedere questo anello. Bellissimo. Brilla, sta lucido, lucido, lucido. Sta bene sulla manina? Perfetto. Il colore è anche adatto. Siamo al tavolo dello staff e accanto a me i fotografi ufficiali. Piacere Roberto. Yes. Piacere Jesus Lopez. Vabbè, voi non siete solo in due, avete un grande team alle spalle. Grande. Siete tanti, Robby. Un team? No, abbiamo un team giusto e composto. Da due fotografi, due macchine fotografiche che lavorano in parallelo. Il primo e il secondo? No, assolutamente no. Due primi, due sempre i primi. No, due ufficiali, due dove sta uno non sta l'altro. E poi due operatori video che solitamente si lavora uno sullo stretto e uno sul largo e o bilanciano tutte e due la... Uno va a casa dello sposo e poi uno si divide e va da una parte e uno va dall'altra. Comunque, ma Jesus, a te la parola. Jesus, quali sono le richieste degli sposi? Le richieste degli sposi, diciamo che rendere indimenticabili questi momenti, soprattutto catturare questi momenti che verranno
visualizzati poi in un futuro. È più forte di tutti in funzione che... No, no, non devi ridere, lui nasce come fotografo di guerra, questa è una cosa molto importante, quindi tutto ciò che azione è un fa parte di lui. È un cecchino, lui coglie, chiappa tutto, però essendo un po' riservato e anche un pochino timido, ma non voglio dirlo io, lo sa lui. Poi con le telecamere uno sta abituato a stare nella parte... Lui è abituato opposta, come anche io, stare dietro l'obiettivo, giustamente siamo noi che... dovremmo stare al posto loro, però un po' come gli sposi, poi un po' come gli sposi, quindi oggi vi sentite un po' una coppia. Adesso sì, molto, molto coppia, molto coppia, ma noi siamo una coppia da 8 anni di lavoro sicuro al 100%. Sì, poi nel futuro non si può. Siete voi che catturate il momento magico degli sposi. Il bravo fotografo è colui il quale la tira fuori, la crea, la organizza. E gli sposi solitamente sono un po' rigidi. Sono un po' rigidi, sì, ma più che altro la fase iniziale è molto, specialmente la sposa a casa, è molto ansiosa. E quindi il fotografo bravo... Ma però ci sono io. Adesso ci sei tu. Ma no, oggi sei tu qui e questa ti fa... A te ti rende giustizia la tua presenza, la tua giornata è bellissima. Però solitamente quando non ci sono persone come te o persone che si occupano dell'organizzazione dell'evento, le spose ovviamente sono molto ansiose. Molto e quindi ansiosa, è vero. Il professionista che sta vicino in quel momento, che possiamo essere noi come può essere qualsiasi altro, deve trasmettere un pochino di serenità, di serenità, alla famiglia. Soprattutto ecco, il momento della preparazione prima di entrare in chiesa è fondamentale, perché è lì dove senti proprio questa valanga di sentimenti, di emozioni soprattutto. E che non sai come andrà la giornata, però sempre ti trovi con queste emozioni nelle occhi, nelle sguardi delle mamme, dell'esposo, della sposa, cioè è meraviglioso entrare in questi momenti intimi delle persone e vederli presi da questi sentimenti che sono sentimenti sempre molto gradevoli, no? Siete pronti per il taglio d'orta? Sì, sempre pronti, siamo nati pronti. Andiamo a vedere il taglio d'orta, tra poco. Che non è lo scatto perfetto, è il servizio perfetto. Gold Photo, la nostra passione al servizio della tua immagine. Flip flap, flubo duba blop, a flubo duba beep, oh flop. Flip flap, a flubo duba blop, a flubo duba blop, oh flop. Flip flip flap, flubo duba blop, flubo duba beep, oh flop. Flip flap, flubo duba blop, flubo duba blop, oh flop. Stillo, stillo, stillo. Voi sul gusto del confetto, siete più tradizionalista oppure gusto speciale? Io tradizionalista. Eccomi! Allora, come va? Bene. Bene? Bene. È arrivato quasi il momento della torta. Sì, 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 che avete fatto prima i dolci e poi fate il taglio della torta. Ma tu... Quando dici che devo fare cambio abito, secondo te? Ah ok, pensavo che lui non lo sapesse, quindi... No, lui non lo sa di che cosa si tratta. Ah ok, va bene. Se volevi usarlo per ballare io mi cambierei subito. Quando apriamo le danze uscite voi e sei tu già vestita. Bello. Quindi posso andare già a cambiarmi? Se vuoi andiamo a cambiarci, ti aiuto. Ok? Sei d'accordo? Facciamo questo cambio? Sì, sì, se poi la torta magari ti... solo un momento, sì, perché no, inizi a ballare prima. Se no poi lo sfrutti. Facciamo così, così va entri bene in ballo, va bene? Ci vediamo tra poco? Daniele, come ti immagini Andra per il secondo cambio? Non ne ho la minima idea, non mi hanno detto niente. Quindi no, infatti è una sorpresa. Come te la immagini però? Beh, conoscendola penso qualcosa di elegante. Sicuramente, sì. Lei è una donna super elegante, una sposa super comodo, elegante. Qualcosa di assolutamente. Quindi sarà comoda? Sì, molto comoda. Aspettiamo l'uscita? Assolutamente.
sposa ha fatto il cambio d'abito per scatenarsi in pista. Non ci rimane che scoprire cosa hanno pensato gli sposi per il taglio della torta. Posso anch'io? Grazie. Vi svelo un segreto. È la mia torta preferita. Momento di lanciare i palloncini. Siete pronte? Ha preso. E ricordate, il matrimonio perfetto esiste. Basta seguire il cuore, il gusto e i giusti consigli dell'amica della sposa. Casa Anna! Volete sapere il perché? Annaggia, ho un abito di Niki Nika con tessè e... E balze. Per il matrimonio di oggi ho scelto un abito di Niki Nika con balze e pagliette. Vai. Chuck 141! Balze! Lei è diventata la protagonista. Abito a... Ok, ma sembro gobba? Il cuore? I consigli e di tua sorella. No raga, così non lo posso fa. Si comincia. Cosa?